Claudio Baldi, è terminata la stagione del cross, la stagione invernale. Qual è il bilancio della Tirreno? Sicuramente positivo, soprattutto per l'esito della festa del cross che si è svolta a Fiuggi all'inizio di questo mese, dove la squadra femminile si è piazzata all'ottavo posto e la squadra maschile nei primi 25, quindi sicuramente migliori piazzamenti da quando è nata questa specialità e possiamo veramente essere soddisfatti. Con le donne piazzate nelle prime 8 d'Italia è una bella soddisfazione. Ci sono qui con i ragazzi del mezzofondo, un commento anche sulle loro aspettative. Allora, sicuramente vorranno confermare la buona stagione che hanno fatto sia indoor che nei cross e quindi puntare decisamente alle gare che competono loro, quindi dagli 800 per i mezzofondisti veloci fino ai 5.000 per quelli più resistenti, ecco. Invece per quanto riguarda i mesi che verranno a venire, quali sono gli appuntamenti da segnare in calendario? Allora, sicuramente il mese di maggio è dedicato ai campionati di società delle varie categorie, quindi sia le categorie allievi, allieve che poi la categoria assoluta, vedrà il via proprio le prime 2 settimane del mese di maggio, e poi a giugno verranno fatte le finali. E mentre a giugno, nella parte finale del mese, verranno svolti tutti i campionati individuali di categoria, quindi sia i campionati allievi che i campionati junior, che quest'anno vengono svolti di nuovo a Rieti. Poi, mentre a luglio verranno svolti quelli individuali assoluti. Quindi diciamo che in 3 mesi è compressa tutta la stagione dell'attività all'aperto. Ciao, sono Federico Orlando e la mia specialità è il 1500 e adesso cominceremo l'attività estiva con il prossimo appuntamento metà aprile e col proseguire poi verso maggio e giugno del resto dell'attività estiva. Ciao, mi chiamo Valerio e faccio atletica da 10 anni. E faccio mezzo fondo, ovvero 800-1500, e appunto, come ha già detto Federico, la prossima gara sarà svolta a Jesolo il 20, dove ci vedremo impegnati nella staffetta 4x8. Speriamo vada bene. Ciao, mi chiamo Davide e la mia specialità è il mezzo fondo e faccio 3.000 e 5.000. E appunto, le prossime gare saranno aprile e speriamo che andrà bene. Ciao, mi chiamo Sofia Spadaro, faccio atletica da 10 anni. La mia specialità sono le lunghe distanze, tipo 1000 metri o 2000 metri. E quest'anno, quando inizierò le gare su pista, proverò anche altre specialità come i 400 metri, punto un po' di più sulla velocità. Mi chiamo Elena Rumolo, ho 18 anni e faccio atletica da quando ne avevo 8, quindi da 10 anni, e come loro pratico il mezzo fondo, quindi distanze come gli 800 e i 1500. Le prossime gare che farò saranno gli 800 il 25 aprile e spero che andrà tutto bene per questa stagione estiva, primaverile estiva.